никому не навязываю свою перестройку. Francia, una piena della Senna senza precedenti, causa un'alluvione a Parigi. La vittoria del pugile nero Jack Johnson provoca disordini razziali negli Stati Uniti. Il Giappone annette ufficialmente la Corea dopo aver deposto l'ultimo sovrano del paese. Messico, 26 maggio 1911. Caldo, polvere e una calma illusoria regnano in questo paese che da un anno è scosso da disordini ai limiti di una guerra civile. Improvvisamente vengono esplosi dei colpi. Un gruppo di rivoluzionari assalta il treno che va a Veracruz Llave per catturare l'ex dittatore Porfirio Díaz, destituito il giorno precedente, e in fuga assieme a un manipolo di fedelissimi. Solo Díaz riuscirà a riparare in Spagna. Il dittatore aveva governato il Messico per molti anni, favorendo una modernizzazione economica principalmente a vantaggio delle classi alte. Gli espropri ai danni dei contadini e la repressione di ogni opposizione avevano fatto nascere gruppi rivoluzionari in tutto il Messico. Nel giugno del 1910, quando Díaz si fa rieleggere, scoppiano disordini in tutto il paese. Una gran parte della popolazione appoggia la rivoluzione. Il leader è il liberale Francisco Indalecio Madero, fautore di riforme politiche e sociali all'interno del sistema economico esistente. I suoi sostenitori sono un gruppo eterogeneo composto da guerriglieri e contadini. Al grido di Tierra y Libertad si ritrovano uniti contro il dittatore. Nel nord sono guidati dall'ex contadino Pancho Villa e nel sud da Emiliano Zapata. Con il loro aiuto Madero riesce nel 1911 a far cadere Díaz e a diventare presidente. Ritorna la pace, ma una pace non certo duratura. Ben presto si rompe la coalizione tra Madero e i contadini. La riforma agraria promessa non era stata attuata. Zapata si mette alla testa dei rivoltosi che vogliono espropriare i latifondisti e distribuire la terra ai contadini. Al grido di «la terra è di chi la lavora», i sostenitori di Zapata combattono contro i grandi proprietari terrieri e l'esercito di Madero. La rivolta continua. Madero viene deposto e assassinato nel febbraio del 1913 da un gruppo di militari guidati dal generale Victoriano Huerta, che si fa eleggere presidente. Il nuovo capo di Stato però non viene riconosciuto dai rivoluzionari, che parteggiano per Venustiano Carranza, favorevole alla riforma agraria e alla democrazia. Nell'estate dell'anno seguente le truppe rivoluzionarie occupano Città del Messico. Carranza diventa il nuovo presidente. Nel 1915 la sua posizione viene riconosciuta anche a livello internazionale. Giorgio V di Gran Bretagna e sua moglie Maria vengono incoronati nell'abbazia di Westminster. Parigi, la Gioconda di Leonardo da Vinci viene rubata dal Museo del Louvre. In Portogallo viene approvata la costituzione del nuovo Stato repubblicano. Il Polo Sud, punto di intersezione tra la superficie dell'emisfero australe con l'asse terrestre. Si trova a 2774 metri sopra il livello del mare, circondato da un enorme deserto di ghiaccio privo di insediamenti umani. Fino al 1911 non era ancora stato raggiunto dall'uomo. In quell'anno due spedizioni si contendono la conquista del Polo Sud, una guidata dal norvegese Roald Amundsen e l'altra dal britannico Robert Falcon Scott. All'inizio l'obiettivo di Amundsen era diametralmente opposto. Voleva essere il primo a raggiungere il Polo Nord.
ma essendo stato preceduto nell'aprile del 1909 dall'americano Robert Peary, decide di modificare i suoi piani. Nell'agosto del 1910 salpa con la nave da ricerca Fram verso l'Antartide. Al suo arrivo, all'inizio del 1911, stabilisce il campo base nella Baia delle Balene. Scott raggiunge l'Antartide nello stesso periodo, fermandosi a 650 km di distanza da Amundsen. Inizia una corsa spasmodica nel deserto di ghiaccio. Amundsen comincia la marcia verso il Polo Sud il 28 ottobre 1911 con 4 uomini, 4 slitte e 42 cani. Scott si avvia verso la meta 12 giorni più tardi. La sua spedizione tenta di raggiungere il polo con motoslitte e pony, una decisione che ben presto si sarebbe rivelata sbagliata. I pony non riescono a resistere al freddo e devono essere abbattuti, e le motoslitte non sono adatte a muoversi su un terreno accidentato come quello antartico. Gli uomini sono costretti a trainare le slitte. La via scelta da Amundsen passa per il ghiacciaio Axel Heiberg. Questa parte del percorso, della lunghezza di 3,5 km, è la più impegnativa della spedizione. In 4 giorni Amundsen supera questo ostacolo e arriva sull'altipiano centrale antartico. Il 15 dicembre raggiunge l'obiettivo. È il primo ad arrivare al Polo Sud. Scott giunge alla meta un mese dopo. La vista della bandiera norvegese è per lui una grandissima delusione. Ha perso la gara per la conquista del Polo Sud. Ad Amundsen riesce il difficile ritorno al campo base, per Scott e i suoi uomini invece risultano fatali le proibitive condizioni meteorologiche. Il ballerino e coreografo russo Vaslav Nijinsky entusiasma il pubblico europeo. Nel Missouri, il capitano Albert Berry compie il primo lancio con paracadute della storia. La terapia chimica apre nuovi orizzonti per la cura delle malattie infettive. Il pittore russo Vassili Kandinsky è protagonista di una radicale rottura con le consuetudini pittoriche del passato. Nel 1910 dipinge a Monaco di Baviera il primo acquerello astratto della storia. Egli rifiuta una rappresentazione oggettiva e considera invece la pittura come mezzo di espressione di moti psichici e stati d'animo, attraverso il libero gioco dei segni e un particolare cromatismo. Nel 1911 fonda insieme a Franz Marc l'associazione artistica Blauer Reiter, Cavaliere Azzurro. Il nome è strettamente connesso ai soggetti preferiti di Marc, animali dipinti con colori insoliti che rivestono significati simbolici. Il blu rappresenta il principio maschile, la forza e la spiritualità. Il giallo rappresenta il principio femminile, la dolcezza, la serenità e la sensualità. Il rosso identifica la materia, brutale e pesante. Nel 1912 si unisce al gruppo il pittore August Macke, che assumerà come soggetto principale dei suoi quadri i riflessi di luce e di colore. Il pittore russo Marc Chagall segue invece un'altra tendenza. Nel 1910 si trasferisce a Parigi, unendosi ben presto all'avanguardia. Anche Chagall si ispira alla pittura contemporanea, rimanendo però legato alle sue origini. Le sue opere, che rappresentano l'irreale e il fiabesco, sono ispirate alla vita, ai miti e alle leggende della cultura ebraica russa. La Prima Guerra Mondiale è per molti artisti un'esperienza traumatica. Espressione dello smarrimento del singolo individuo durante il conflitto è l'autoritratto da malato di Ernst Ludwig Kirchner. Il grande pittore espressionista aveva subito nel 1915 un crollo psicofisico legato alle vicende della guerra. Nel teatro l'orrore della guerra viene rappresentato in modo diverso. Il 5 febbraio del 1916, nel cabaret Voltaire di Zurigo, poeti e artisti si ribellano alle tradizionali convenzioni che regolano la società. È l'inizio del Dada, movimento artistico dal forte spirito dissacratorio.
Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans Arp scandalizzano il pubblico con poesie nonsense, con fischi e sirene e con insulti per minare alle radici la cultura borghese che aveva portato alla guerra. Un'impostazione più costruttiva viene seguita dagli artisti russi dopo la rivoluzione d'ottobre del 1918, realizzando una proletarskaya cultura, cioè una cultura proletaria, lavorano per l'edificazione del socialismo. Le loro opere diventano strumento di propaganda politica. Nuova forma di espressione artistica sono i manifesti rivoluzionari, che utilizzano elementi del costruttivismo. Anche nella musica si ricercano nuove forme espressive. L'opera di compositori come Igor Stravinsky crea sconcerto nel pubblico. Per esempio, la prima della Sagra della Primavera, tenutasi a Parigi il 29 maggio 1913, si conclude con una rissa all'interno del teatro. Invece, nel 1911, a Dresda, la prima del Cavaliere della Rosa, opera del musicista tedesco Richard Strauss, riscuote unanimi consensi. I tre atti allegri e pieni di slancio, ricchi di scene di valzer, entusiasmano il pubblico. A Bologna muore il poeta Giovanni Pascoli, autore di Mirice, dei Canti di Castelvecchio e dei poemi conviviali. Il meteorologo e geofisico tedesco Alfred Wegener espone la teoria della deriva dei continenti. Italia, approvata la riforma elettorale che estende il diritto di voto dei cittadini maschi. I votanti passano così da 3 a circa 8 milioni e mezzo. Aprile 1912, salpa il Titanic, lussuosa nave passeggeri della compagnia di navigazione White Star. La traversata inaugurale da Southampton a New York deve fruttare alla compagnia l'ambito nastro azzurro, riconoscimento che viene dato alla nave che effettua la traversata dell'Atlantico più velocemente. Il Titanic è una nave fuori dall'ordinario. Lunga 269 metri, larga 28, con una stazza di 46.329 tonnellate, può trasportare oltre 3.500 persone. Non solo è la più grande nave passeggeri del mondo, ma offre ai viaggiatori di prima classe alloggi lussuosissimi dotati di ogni comfort. Le misure di sicurezza sono il trionfo della tecnica. 9 ponti d'acciaio con paratie stagne rendono, secondo gli esperti, la nave inaffondabile. Invece, le misure di sicurezza convenzionali vengono trascurate. Le scialuppe di salvataggio bastano appena per la metà delle 2.200 persone effettivamente imbarcate. Dopo 4 giorni, il Titanic è nelle vicinanze di Terranova. Nonostante la segnalata presenza di iceberg, il capitano John Edward Smith, fidando nella presunta inaffondabilità della nave, non diminuisce la velocità di crociera, che è di 22 nodi. Mancano 20 minuti alla mezzanotte quando il Titanic urta contro un iceberg, che squarcia lo scafo sotto la linea di galleggiamento. In breve tempo si riempiono 5 compartimenti stagni. 2 ore dopo la collisione, il Titanic affonda. Si salvano 705 persone. Per altre 1.500 gli aiuti arrivano troppo tardi. Esce a San Pietroburgo il primo numero della Pravda, quotidiano bolscevico il cui nome significa verità. Parigi. A Montmartre viene terminata la costruzione della Chiesa del Sacro Cuore. L'industria automobilistica americana Cadillac mette sul mercato la Roadster, uno dei primi modelli con il motorino d'avviamento elettrico. Il 6 luglio 1912, il re di Svezia inaugura la quinta edizione delle Olimpiadi nel grande stadio costruito per l'occasione a Stoccolma. Atleti provenienti da 28 paesi gareggiano per 3 settimane davanti ad un pubblico di 30.000 persone. La prova di ciclismo su strada è vinta dal sudafricano Rudolf Lewis, che percorre i 320 km della gara in 10 ore e 42 minuti. Nel salto con l'asta, la vincente testa a testa finale vede l'americano Harry Babcock battere Marcus Wright con una misura di 3,95 m.
La gara del salto in lungo, che all'epoca si disputava senza rincorsa, è vinta agevolmente dal greco Konstantin Tsikitiras. Gli svedesi festeggiano il primo posto nella classifica generale. Il paese ospitante conquista 24 medaglie d'oro, 24 d'argento e 17 di bronzo, precedendo gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna. Gli Stati Uniti d'America occupano militarmente il Nicaragua, sconvolto dalla guerra civile. La Lega Balcanica, formata da Serbia, Montenegro, Grecia e Bulgaria, dichiara guerra all'Impero Ottomano. Stati Uniti. Nelle elezioni presidenziali il democratico Woodrow Wilson batte l'ex presidente repubblicano Taft e il progressista Theodore Roosevelt. Una regina torna dal passato, Nefertiti, il cui nome significa «la bella è venuta». Egitto, 7 dicembre 1912. L'archeologo tedesco Ludwig Borchardt scopre nella località di Tell el Amarna un busto a grandezza naturale che raffigura la regina Nefertiti. Nefertiti visse nel XIV secolo a.C. a Tell el Amarna e fu la moglie del faraone Amenhotep IV. Borchardt ritrova il busto non fra i resti di un palazzo, ma tra le rovine del laboratorio di uno scultore. Probabilmente era utilizzato come modello per altri ritratti e statue di Nefertiti. I millenni non hanno scalfito la bellezza del busto. Il reperto archeologico viene portato in Germania ed entra a far parte della collezione del Museo Egizio di Berlino. A Berlino si trova anche la porta di Ishtar. Era stata scoperta dall'archeologo tedesco Robert Koldewey nelle vicinanze del fiume Tigri, in Iraq. Il monumento viene trasportato in Germania, ricostruito e collocato nel Museo per il Medio Oriente di Berlino. Grande interesse destano anche gli scavi dell'archeologo inglese Sir Arthur Evans nell'isola di Creta. Viene portato alla luce il palazzo di Cnosso. La sala del trono, gli appartamenti, i magazzini, gli affreschi e gli stucchi mostrano come poteva essere stata la vita della corte minoica. A Creta, infatti, molto tempo prima che in Grecia, si era sviluppata una grande civiltà. Louis Botha, capo del governo dell'Unione Sudafricana, annuncia il suo ritiro. Nuovi apparecchi ed elettrodomestici facilitano sempre di più i lavori di casa. Viene inaugurata a New York la Grand Central Station, la più grande stazione ferroviaria del mondo. Berlino, 3 febbraio 1913. Il filosofo e pedagogista austriaco Rudolf Steiner fonda la Società Antroposofica. Steiner si ispira a Goethe, al cristianesimo e alle filosofie e religioni asiatiche. L'uomo e il mondo si trovano, secondo Steiner, in continua evoluzione. E proprio nella capacità di riconoscere e influenzare positivamente questi gradi di sviluppo sta il fondamento della libertà umana. Steiner elabora un sistema di pensiero che unisce tutti gli aspetti della scienza e della vita, comprese la spiritualità e la trascendenza. La pedagogia steineriana tiene conto delle fasi evolutive dei bambini, per assicurare loro lo spazio creativo necessario allo sviluppo della personalità. Per questo non sono previsti i voti o lo stare seduti in classe. Il Goetheanum di Dornbach, vicino a Basilea, diventa il centro spirituale della Società Antroposofica e sede di una libera università per lo studio delle scienze morali. Un primo edificio, costruito su progetto di Steiner e inaugurato nel 1914, era stato distrutto da un incendio nel 1922. Nel 1928 viene inaugurato il secondo Goetheanum. Lo stile architettonico dell'imponente costruzione rispecchia pienamente il pensiero steineriano. Il fisico Hans Geiger perfeziona l'apparecchio per misurare la radioattività che aveva realizzato 3 anni prima.
L'aviatore francese Adolphe Pégou compie i primi giri della morte. Il 1913 è l'anno che vede la più forte emigrazione nella storia d'Italia. Espatriano quasi 900.000 persone. Il 28 giugno 1914, l'erede al trono della monarchia austro-ungarica, l'arciduca Francesco Ferdinando, si trova a Sarajevo. È una visita fatale. La vettura scoperta con cui attraversa la città si ferma durante una manovra. Proprio in quel punto si trova Gavrilo Princip, uno studente nazionalista serbo che fa parte del gruppo irredentista Mano Nera. Il giovane estrae un'arma e uccide l'erede al trono e la moglie Sofia. L'attentato scuote profondamente l'impero in un periodo di gravi tensioni a livello europeo. Il sistema degli stati in Europa è dominato da forti rivalità originate dall'imperialismo, dal nazionalismo, dalla corsa agli armamenti e dal meccanismo delle alleanze. La pace in Europa è fragile e dopo l'assassinio dell'arciduca il continente si trova a dover affrontare una situazione molto difficile. L'Austria sospetta che i mandanti dell'attentato si trovino in Serbia, centro del movimento nazionale degli slavi del sud, da tempo fonte di gravi problemi per Vienna. Sembra il momento favorevole per colpire la Serbia. La Serbia però si trova sotto la protezione della Russia, perciò all'Austria occorre un forte alleato. Lo trova nella Germania. L'imperatore Guglielmo II, in accordo con il cancelliere Theobald von Bethmann-Hollweg, dà carta bianca all'Austria e assicura a Vienna il pieno appoggio nel caso di un intervento della Russia a fianco della Serbia. Inoltre preme affinché l'Austria sfrutti il momento favorevole e agisca in fretta. Guglielmo II accetta il rischio di innescare una reazione a catena in tutta Europa, dato che la Russia è alleata con la Francia e con l'Inghilterra. Incombe il pericolo di un conflitto a livello continentale. È uno scenario che spaventa ben poco i cittadini da Vienna a Praga. Al contrario, la maggior parte è entusiasta. L'euforia per la guerra coglie anche poeti e pensatori come Thomas Mann. Chi come Bertrand Russell, Romain Rolland o Karl Kraus ammonisce contro i pericoli della guerra non viene ascoltato. La scintilla che fa scoppiare il conflitto viene dall'Austria. Il 23 giugno Vienna invia un ultimatum alla Serbia. Una delle richieste prevede che i funzionari austriaci perseguano i congiurati sul territorio serbo. Per uno Stato sovrano questo è inaccettabile. Tuttavia, per allontanare il pericolo di una guerra, la Serbia accetta l'ultimatum, ma rifiuta questo punto. L'Austria rompe le relazioni diplomatiche e mobilita l'esercito. Tentativi di mediazione da parte degli inglesi falliscono. Il 28 luglio Vienna dichiara guerra alla Serbia. Si è messo in moto un meccanismo difficile da fermare. Anche la Russia e la Germania mobilitano le truppe. Il 1 agosto Berlino dichiara guerra alla Russia e due giorni dopo alla Francia. L'Italia, nonostante faccia parte della triplice alleanza con Germania e Austria, proclama subito la propria neutralità. Il governo dichiara di non essere obbligato a intervenire a fianco dell'Austria-Ungheria, data la natura difensiva dell'alleanza. La strategia tedesca della guerra su due fronti segue il piano di Alfred von Schlieffen del 1905. Per prima cosa l'esercito tedesco deve attaccare a ovest e distruggere in 6 settimane le armate francesi, dopodiché può volgersi a est per annientare l'esercito russo. Il generale in capo dell'esercito tedesco Helmut von Moltke si dice convinto della validità del piano. A Natale i soldati sarebbero stati di nuovo a casa, ma il piano Schlieffen prevede anche l'attraversamento del Belgio neutrale da parte dell'esercito tedesco. La conseguenza è l'intervento inglese a fianco della Francia contro la Germania. Le truppe tedesche marciano in direzione di Parigi. A est della capitale francese, sulla Marna, si ferma l'avanzata tedesca. Ben presto, divisioni alleate e tedesche si trovano faccia a faccia su un fronte lungo 700 chilometri che va dal confine svizzero fino alla costa belga. Il belga Philippe Thys vince per la seconda volta consecutiva il Tour de France. Con la fondazione della Behring inizia a Brema la produzione su vasta scala di vaccini contro la difterite e il tetano. Il mondo cattolico è in lutto per Papa Pio X. Il successore è Benedetto XV.
Fantomas, misterioso ladro gentiluomo dal volto sconosciuto, affascina il pubblico. La prima del film è nel dicembre del 1913. Il regista Louis Foyade si ispira al personaggio di un romanzo scritto dai giornalisti Marcel Alain e Pierre Sobestre. Questo film su Fantomas è il primo di una lunga serie. Con l'impiego di ben 18.000 comparse, il regista americano David Griffith gira The Birth of a Nation, La nascita di una nazione, un film della durata di 3 ore. Con una nuova tecnica di montaggio che lega insieme inquadrature diverse dal dettaglio al campo lunghissimo, Griffith elabora un linguaggio cinematografico che sarebbe stato determinante per il successivo sviluppo del cinema. Il film di Griffith racconta la storia di 2 famiglie durante la guerra di secessione americana. Anche se Charlie Chaplin celebrerà i suoi più grandi trionfi cinematografici solo negli anni 20, è tra il 1917 e il 1919 che getta le basi dei suoi successi. È in questo periodo che sviluppa il personaggio di Charlot, l'emarginato, l'eterno perdente, che però riesce sempre a superare le delusioni che la vita gli riserva. Chaplin continuerà a sviluppare questo personaggio diventando uno dei più grandi protagonisti del cinema. Tra il 1919 e il 1920 iniziano le riprese del film tedesco Il gabinetto del dottor Caligari. Le scenografie raffigurano un mondo inquietante, quasi da incubo, e sono dipinte dagli espressionisti Hermann Warm, Walter Reimann e Walter Röhrig. In un piccolo villaggio avvengono misteriosi crimini da quando vi è giunto il dottor Caligari e il sonnambulo Cesare. Le indagini portano a sospettare dapprima di Cesare, in seguito dello stesso dottor Caligari, che a quanto sembra è il direttore di un manicomio. Il film di Robert Wiene suscita reazioni controverse nel pubblico e nella critica. Nel 1914 Giovanni Pastrone dirige Cabiria, un film che fa scuola per le innovazioni tecniche introdotte, tra cui la carrellata. Gabriele D'Annunzio ne scrive le didascalie, definendo la pellicola un dramma greco-romano-punico. Il film, ambientato nel III secolo a.C., è realizzato con largo impiego di comparse e di scenografie monumentali. Il Congresso americano approva a Washington il Federal Trade Commission Act contro la concorrenza sleale. Il Giappone si schiera a fianco dell'intesa e occupa la colonia tedesca di Tsingtao, in Cina. Benito Mussolini viene espulso dal Partito Socialista perché è favorevole all'entrata in guerra dell'Italia. Novembre 1910. La Russia è in lutto per Lev Nikolaevich Tolstoi. Il grande scrittore, membro di un'influente famiglia dell'aristocrazia, muore all'età di 81 anni nella stazione ferroviaria di Astapovo per l'aggravarsi di una polmonite. Le sue opere, come per esempio Guerra e Pace e Anna Karenina, note in tutto il mondo, hanno influenzato in modo determinante lo sviluppo del romanzo moderno. Tolstoi è onorato da molti russi per la sua integrità morale. Lo scrittore aveva spesso trascorso lunghi periodi in solitudine per riflettere sul mistero dell'esistenza. Tutta la sua vita è stata improntata da una visione del cristianesimo austera, ma non priva di inquietudini. Rivoluzione in Cina. L'ultimo imperatore manciù, Puxi, deve abdicare. Il 12 febbraio 1912 finisce in Cina un'epoca durata oltre 2000 anni. Anche il governo imperiale non si oppone a questo atto dell'imperatore. Con l'abdicazione di Puxi sul trono dall'età di 3 anni, hanno definitivamente il sopravvento le forze repubblicane.
Presidente della nuova Repubblica è l'ex primo ministro del governo imperiale, Wang Shikai, che prende il posto del presidente provvisorio Sun Yat-sen, che rinuncia alla carica. L'Italia dichiara guerra alla Turchia il 29 settembre del 1911 e inizia l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, le due regioni in cui è divisa la Libia all'epoca del dominio turco. L'esercito, comandato dal generale Caneva, conquista in breve tempo le principali località lungo la costa. Invece, la penetrazione verso l'interno risulta più difficile del previsto. Per indurre la Turchia alla pace, vengono occupate Rodi e le isole circostanti, il cosiddetto Dodecaneso. Il 18 ottobre del 1912, dopo un anno di guerra, viene firmata dalla Turchia sconfitta la pace di Losanna. La Libia ora è una colonia italiana. L'estate del 1912 rappresenta per il Giappone la fine di un'epoca. Il 30 luglio muore all'età di 59 anni l'imperatore Mutsuhito, il Meiji Tenno, salito sul trono nel 1867. Durante il suo governo illuminato sono varate riforme fondamentali. Da stato feudale il Giappone si era trasformato in un paese industriale, adottando una costituzione sul modello prussiano. Il 15 agosto del 1914 viene aperto al traffico il canale di Panama. Lungo 81 chilometri, collega l'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico. Il canale, costato 385 milioni di dollari, rappresenta un'importantissima via di comunicazione interoceanica e permette il rapido collegamento tra le due coste degli Stati Uniti d'America. Non è più necessario doppiare Capo Horn, la punta estrema dell'America del Sud, e così il percorso tra New York e San Francisco viene abbreviato di ben 14.000 chilometri. Attraverso il canale di Panama e la cosiddetta Canal Zone, la fascia di territorio circostante larga 8 chilometri, gli Stati Uniti controllano economicamente e militarmente la regione e il continente.